fallo di mettere tanto Vassar, che gol! Amici di Sport Economico Zero, insieme alle immagini di Marco Barbaglia andiamo a vedere insieme il confronto Baldaccio Brunesina-Lunghese dello scorso 22 ottobre, gara valida per la settima giornata del campionato di eccellenza. Nelle file rossoblu rientra il capitano Dario Calveri e sia Lunghese che continua a fare sul serio l'11 di Roberto Fani è riuscito a cogliere il massimo anche sul difficile campo di Angari nell'ultimo turno di campionato e approfitta in pieno della sconfitta dell'Aglianese per consolidare la prima posizione in classifica e cominciare a prendere il largo. Il vantaggio dei rossoblu arriva al primo affondo, Lucatti sfugge alla guardia dei due centrali avversari e riesce a servire Vasseur che da posizione defilata cerca e trova il secondo palo e sblocca in questo modo il match. Raggiunto il vantaggio, la Sinalunghese cerca il raddoppio, Raspanti lavora un buon pallone in mezzo a campo con il rossoblu che fanno girare palle, lo stesso Rampante chiude l'azione sul fondo con un cross nel mezzo e Giovagnoli anticipa la conclusione di Lucatti. Sul fronte opposto Quadroni, lancio calibrato per Dursi, controlla e girata di prima intenzione dell'attaccante, Marina riattiva e annulla la conclusione dell'avversario. Nel recupero ancora Marini sugli scudi, il numero 1 rosso-blu arriva con le punte delle dita a levare la conclusione di Quadroni dall'angolino basso. Ad inizio ripresa il raddoppio della Sinalunghese, sugli sviluppi di un calcio piazzato si crea una mischia davanti a Giovagnoli e Raspanti da sottomisura lasciato libero colpevolmente adagia la palla in rete per fissare il raddoppio rosso-blu. Reazione immediata dell'11 di Andrea Benedetti, pallone lavorato sulla sinistra da Quadroni per Dursi, cross e deviazione aerea vincente di Terzi, che rimette in questo modo i compagni in partita. Ancora un lancio lungo della Baldaccio per Quadroni, che scambia con Dursi ed entra in aria, contatto con Angelucci e Biancoverdi che reclamano il penalty per il direttore di gara, è tutto regolare. Scampata il pericolo, la Sinalunghese controlla risultati avversari e porta in porto un successo che comincia a dare corpo alla consapevolezza che la squadra non ha limite. I valori tecnici, la grinta, la voglia di compiere l'impresa ci sono tutti, insieme al lavoro meticoloso di un allenatore esperto come Roberto Fani che ha creduto in questo progetto insieme al suo staff tecnico e sta svolgendo un lavoro straordinario. Domenica si replica con la Lastriggiana in una cornice di pubblico, almeno si spera, pari a quelle delle grandi occasioni come la formazione rossoblu merita. Vi ringrazio per quanto ci hanno seguito fin qui e rinnovo il mio invito.